Io so dov'è Ilenia. Bomba di Albano Carrisi. La confessione arriva solo adesso. Cosa ha detto? Il mistero della scomparsa di Ilenia Carrisi non smette di far sperare, prima o poi, in un suo ritrovamento, anche se Albano ne ha confermato la morte tramite il tribunale di Brindisi. Forse non tutti ricordano la storia di Ilenia Carrisi, nota al grande pubblico per alcune partecipazioni a programmi televisivi, ma anche e soprattutto per essere la figlia di Albano Carrisi e Romina Paglier. La storia di Ilenia Carrisi. Poco prima della sua scomparsa, Ilenia Carrisi si era iscritta al King's College di Londra e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1993, poco prima della sua scomparsa, la giovane decide di prendersi una pausa dagli studi. La figlia di Albano, infatti, aveva manifestato il desiderio di fare un viaggio alla scoperta di se stessa negli Stati Uniti, terra di origine della madre. La ragazza stava vivendo un periodo fatto di dubbi e di incertezza e, secondo lo stesso Albano, stava facendo uso di droghe. Secondo il padre, infatti, sarebbe stato questo uno dei motivi ad allontanarla progressivamente dalla propria famiglia. Il giallo della sua scomparsa. Prima di partire per il viaggio, Ilenia si trovava con tutti i membri della sua famiglia nel continente americano, proprio qui aveva conosciuto Alexander Masakela, un artista di strada di 50 anni con il quale, contro il volere dei genitori, aveva iniziato ad avere una relazione. Ilenia era spesso sotto effetto di marijuana e si dice che abbia anche rischiato di annegare perché si era gettata nel fiume del Mississippi. La situazione preoccupava molto la famiglia, soprattutto quando la ragazza decise di raggiungere il suo compagno nel quartiere francese di New Orleans. Da quel momento, i genitori ricevettero l'ultima telefonata, risalente alla notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. La richiesta di Albano Carrisi al tribunale di Brindisi. Secondo la ricostruzione fornita durante le indagini, Ilenia aveva lasciato la sua stanza il pomeriggio del 6 gennaio e non vi aveva più fatto ritorno, con sé non aveva portato alcun effetto personale. Il suo compagno, invece, aveva abbandonato la stanza una settimana dopo, provando a saldare il conto attraverso gli assegni della Carrisi. Questo fatto portò i gestori dell'albergo a contattare immediatamente le forze dell'ordine che, nello stesso istante, avevano ricevuto una denuncia anche da parte di Albano e Romina. Il compagno di Ilenia è stato arrestato il 31 gennaio. Fino a quando il guardiano notturno dell'acquario non riconobbe in Ilenia la giovane donna che, la sera del 6 gennaio, si era gettata nelle acque del fiume Mississippi senza più fare ritorno. Il compagno della giovane, dopo il rilascio dalla polizia, scomparve letteralmente sparito nel nulla. Lo stop alle indagini. Purtroppo, dopo la testimonianza del guardiano, la polizia ha scelto di interrompere le indagini, nonostante non sia mai stato ritrovato il corpo della ragazza. Albano ha dato per certa la morte di Ilenia e il tribunale di Brindisi ha infatti dichiarato la morte della Carrisi sotto sua esplicita richiesta. Tuttavia, ancora oggi a distanza di anni, alberga ancora il giallo della scomparsa di Ilenia.